Perché questo è un, possiamo dire, un'opiedina, un'operetta, non allegra, ma è un monumento senza molte pretese, però è un ricordo del liceo nostro, liceo, perché in effetti ad Augusta solo il liceo nero. Ora abbiamo anche il Ruiz, ma è un liceo tecnologico, è un modo di dire liceo, ma in realtà, e qui ci sono... Sono raccontati gli anni dal 33 al 2007, la nascita del ginnasio, che era il ginnasio isolato, allora nacque come ginnasio isolato con un decreto dell'allora re Vittorio Emanuele III, e tra l'altro c'è la documentazione, e vedrete che c'è anche un errore di stampa, la professoressa Cusano mi dice, lo leggeranno loro, se avete la volontà di voler acquistarlo. E io posso fare omaggio. Però ti stavo per aggiungere, c'è anche un saggio sulla caccia alle streghe nell'Europa cristiana e negli Stati Uniti d'America, per dare sempre l'idea di quei pregiudizi che non riusciamo. Allora la caccia alle streghe, le donne erano tutte considerate streghe, o quasi, e abbiamo fatto però progressi, da questo punto di vista moltissimi progressi, non le bruciamo più le donne, però in altri paesi le lapidano. Noi abbiamo superato tutti questi pregiudizi, però è stato un momento terribile per l'Europa cristiana, il punto è questo, l'Europa cristiana, vorrei ricordarvi questo fatto, cioè noi siamo mancati di cose vergognose, quindi non solo nella Firenze di Dante, ma anche noi da questo punto di vista. Quindi ho legato le due cose, cioè la storia, micro storia locale, micro specializzata addirittura, e questo sacco storico. A piacere, sono anche prestazioni a colori, e io mi pregio di ringraziare l'ammiraglio per questa ospitalità, e devo dire, lo posso dire, la Marina, meno male che c'è la Marina militare in questo periodo, perché altrimenti non potremmo nemmeno avere un luogo, un'opportunità come quella che non ci offrite dal punto di vista logistico e anche degli ospiti che ci ovviamente portate qui grazie alle vostre manifestazioni. Ammiraglio. Poi lì ovviamente non sto qui a dirle che lei ha recitato a livello in maniera ovviamente no, con assoluta, no. Totò merita anche questo, poi Totò forse si è tirato a Parigi, il piano della novità è ambientato anche nell'oltretomba, però poi Totò ha dato il vernacolo napoletano per la sua pelle, la sua simpatia. E del resto, scusate, possiamo fare in conclusione questa battuta, se ci ricordassimo tutti che abbiamo poco forse, che è quello dei nostri sensi che è il rimanente, noi abbiamo una certa età, forse dovremmo ricordarci più degli altri, forse potremmo essere meno egoisti, meno antipatici, meno argidi, meno albagia, meno avarizia, se ci ricordassimo che lasciamo tutto su questa. Grazie per la presenza.